Gesù Cristo ha cambiato il corso della storia del mondo. Ed è l'uomo più conosciuto mai esistito a non aver lasciato alcuna traccia fisica. Oh sì. Dopo oltre 1000 anni, in Europa compare un telo. Sulla sua superficie, l'immagine di un uomo con le stesse ferite che Gesù ha riportato durante la crocifissione. La sindone di Torino. Si tratta del vero lenzuolo funebre di Gesù o è un falso? Può essere paragonata a un racconto poliziesco, a un giallo a sfondo scientifico. C'è la possibilità che un reperto archeologico possa dimostrare che Gesù Cristo sia stato crocifisso, sepolto e che poi sia risorto dalla morte. Questo è il momento più significativo nella storia dell'umanità. Torino, Nord Italia. In una speciale cappella all'interno del Duomo di Torino si trova la reliquia religiosa più famosa del mondo, la Sacra Sindone. Il lenzuolo che molti credono abbia avvolto il corpo di Gesù di Nazareth circa 2000 anni fa. Protetto da un vetro antiproiettile, il telo rettangolare di 4 metri è talmente prezioso da essere raramente esposto al pubblico. L'ultima ostensione della Sindone di Torino è avvenuta nel 2010. Oltre 2 milioni di visitatori sono andati a vederla. La Sindone è un oggetto affascinante perché da sola racconta la storia della passione di Gesù. Per i credenti è molto più di una reliquia. È la prova della risurrezione di Gesù. Alcune persone ritengono che la sindone sia il prodotto dell'energia sprigionata al momento della risurrezione. In questo caso sarebbe una prova materiale della risurrezione di Gesù. Non c'è niente di più importante. Per milioni di persone, la sindone non è soltanto la prova della morte e risurrezione di Gesù, ma l'unica testimonianza del suo aspetto. Nel Vangelo non c'è una descrizione fisica di Gesù. Non c'è. Non sappiamo come fosse. Non sappiamo quanto fosse alto, oppure di che colore avesse gli occhi. Ma aveva un volto. Era una persona reale. Soddisfa quasi un desiderio. Il desiderio di conoscere il volto di Cristo. L'idea di conoscere le sue vere sembianze. Che aspetto aveva il figlio di Dio? Una settimana prima della sua morte, Gesù arriva a Gerusalemme con migliaia di pellegrini per la festa della Pasqua ebraica. Alcuni giorni dopo, verrà tradito da Giuda. Gesù di Nazareth! Arrestato nel giardino dei Getsemani, dopo aver provocato le autorità, viene portato al cospetto dei Romani per essere processato e crocifisso. È qui che ha inizio la storia della Sindone. I 4 Vangeli parlano del lenzuolo funebre con cui è stato avvolto il corpo crocifisso di Gesù. Secondo la Bibbia, il lenzuolo è stato donato da Giuseppe di Arimatea, un ricco membro del consiglio ebraico, il Sinedrio. Il Vangelo descrive Giuseppe di Arimatea come un sostenitore del movimento di Gesù.
Era affascinato da Gesù, a tal punto che persino dopo che è stato crocifisso, ha voluto che il suo corpo fosse trattato con rispetto e che ricevesse una degna sepoltura. Chi entrava in contatto con Gesù o con il Vangelo subiva una sorta di trasformazione, guariva o decideva di seguirlo. Anche incontrandolo una sola volta, la vita delle persone cambiava e sicuramente è ciò che è successo a Giuseppe. Ma per prima cosa, Giuseppe deve avere il permesso di portarlo giù dalla croce. E tu pensi che sia accettabile? Si reca dal procuratore romano della Giudea, Ponzio Pilato, per chiedere di avere il corpo. Esci! Ponzio Pilato è una figura centrale nella storia della Passione perché era l'unico, in quanto procuratore romano della Giudea, ad avere il potere di decretare la pena di morte. In pratica è lui il responsabile della crocifissione e della morte di Gesù. Cercavi me, Rabbi? Pilato era notoriamente un antisemita. Non amava gli ebrei e odiava essere in Giudea. Gesù di Nazareth. Vengo a chiedere il suo corpo. A cosa stava pensando Giuseppe? Era una richiesta azzardata. È andato da Pilato per chiedere il corpo di un uomo arrestato, un criminale che era colpevole di sedizione politica. Ho una tomba. Un luogo sicuro dove è possibile collocare il corpo. Perciò, per il fatto di essere andato da Pilato e aver chiesto questo favore personale, in un certo senso, diventava colpevole anche lui. L'incontro tra i due uomini è stato estremamente carico di tensione. Sì. Ponzio Pilato ha permesso a Giuseppe di Arimatea di prendere il corpo pensando che dovesse svolgere un qualche rito ebraico. Era certo che la faccenda sarebbe finita lì. Permettendo a Giuseppe di prendere il corpo, Pilato, senza volerlo, ha dato inizio a un processo che porterà il lenzuolo funebre di Gesù a essere una delle reliquie più venerate e misteriose di tutti i tempi. Venerdì Santo. I romani lasciano il corpo di Gesù sulla croce. Era molto insolito avvolgere la vittima di una crocifissione in un lenzuolo funebre. Dopo aver esalato l'ultimo respiro, diventavi spazzatura. Venivi lasciato lì sopra a marcire. Ma il Vangelo secondo Marco racconta che il corpo di Gesù è stato avvolto in un lenzuolo di lino pregiato portato da Giuseppe di Arimatea. La Bibbia rivela inoltre che Giuseppe ha seppellito Gesù insieme a un altro membro del consiglio ebraico, Nicodemo. Nicodemo, proprio come Giuseppe di Arimatea, era un membro del Sinedrio, un uomo rispettabile nella società ebraica. È chiaro che non tutti gli ebrei di Gerusalemme sono stati responsabili della morte di Gesù, per il semplice motivo che Gesù, i suoi seguaci e i discepoli erano ebrei. E neanche tutti i membri del consiglio sono stati responsabili della sua morte, come ad esempio Giuseppe di Arimatea e Nicodemo. Il corpo viene condotto alla tomba di Giuseppe e preparato per la sepoltura. Nicodemo ha voluto prendere parte al rituale della sepoltura. Ha portato dei prodotti estremamente costosi da usare per il processo di imbalsamazione del corpo. Per le leggi ebraiche del primo secolo, chiunque toccasse un cadavere diventava impuro. Perciò il fatto che Giuseppe e Nicodemo si siano dedicati alla preparazione di Gesù per la sepoltura vuol dire che provassero amore e devozione nei suoi confronti. All'ingresso del sepolcro viene collocata una roccia per sigillarlo. Tre giorni dopo la crocifissione,
Giovanni e Simon Pietro, due discepoli di Gesù, si recano alla tomba. La trovano vuota. Secondo il Vangelo di Giovanni, giunse intanto anche Simon Pietro che lo seguiva ed entrò nel sepolcro e vide le bende per terra. Ma la Bibbia non spiega cosa viene fatto al sudario. Più di 1300 anni dopo, un telo con l'immagine del corpo di Gesù crocifisso comparve dal nulla in un piccolo paesino nel nord-est della Francia. Quando giunse a Torino, fu accolto da una folla di 40.000 persone. Molti secoli dopo, nel 1898, diventò un fenomeno globale, quando l'italiano Secondo Pio fotografò per la prima volta al mondo la sindone. Tutto a un tratto viene fuori l'immagine in negativo dell'uomo nel sudario. Ed è come guardare il volto di Gesù. All'improvviso, ciò trasforma la sindone da oggetto di devozione religiosa a un'icona di ossessione scientifica. Se si dimostrasse l'autenticità della sindone, si proverebbe l'esistenza di Gesù Cristo. Nel 1978, all'ex fisico dell'aeronautica militare degli Stati Uniti, John Jackson, membro del Shroud of Turin Research Project, venne data la possibilità, senza precedenti, di studiare la reliquia. Si vede l'immagine di un essere umano. Possiamo vedere, ad esempio, la testa, le braccia incrociate e persino le dita allungate. A capo di un team di 40 scienziati, Jackson si dedicò allo studio della sindone usando strumenti scientifici all'avanguardia. Non sapevamo davvero cosa avremmo trovato. Si trattava di un dipinto oppure era qualcos'altro? Lavorando intensamente per 5 giorni, gli scienziati giunsero alla conclusione secondo cui la sindone era autentica, accrescendone il mistero. Le fibre risultano colorate individualmente. Non ci sono prove che ciò sia stato realizzato tramite una tecnica di pittura. Non ci sono. L'immagine non penetra all'interno del telo, ma resta sulla sua superficie. La domanda è perché? Perché è così? Jackson e il suo team inoltre analizzarono i segni scuri che sembrano essere macchie di sangue. Abbiamo prelevato dei microcampioni dall'area in cui ci sono queste tracce scure e li abbiamo inviati negli Stati Uniti per essere sottoposti a un'analisi microchimica. E il risultato è stato che queste macchie sono proprio sangue. Senza alcuna spiegazione sull'origine dell'immagine e sulla presenza di sangue sul telo, Jackson cercò nel Vangelo un possibile collegamento tra l'ultimo giorno di vita di Gesù e la sindone. Secondo il Vangelo di Giovanni, allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. Penso che ciò che risalta maggiormente siano i numerosi segni che sono su tutto il lenzuolo. Secondo me sono i residui di sangue di una persona che è stata frustata o flagellata. La storia della Passione parla del dolore e dell'umiliazione che hanno preceduto la morte di Gesù. È iniziata con la più terribile delle fustigazioni, che deve aver lasciato Gesù a un passo dalla morte. Immagino che si sia trattato di uno spettacolo davvero orribile. Ah!
Gli hanno sputato. Lo hanno deriso. Hanno fatto di tutto per mandare il suo morale completamente a terra. Ma la sindone di Torino è anche la testimonianza di uno degli eventi più famosi nella storia della crocifissione. Il Vangelo secondo Giovanni descrive quello che poi succede a Gesù. E i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo. Per 40 anni, John Jackson ha paragonato la sindone di Torino alle descrizioni della morte di Gesù presenti nella Bibbia. Osservando l'immagine frontale, vediamo quelle che sembrano delle macchie di sangue provenienti da piccole ferite. I segni corrispondono a quello che, secondo i Vangeli, portava Gesù, la corona di spine. Lo scopo della corona di spine era di frantumare tutte le aspirazioni di un ebreo, di schernirlo e di umiliarlo. Gliel'hanno schiacciata sulla testa così forte da fargli colare il sangue sul viso. Penso che quello sia stato il momento più drammatico della vita di Gesù. Una persona che viene derisa in quel modo, come può non esserlo? Dopo la corona di spine e la flagellazione, quello che ci racconta il Vangelo è che in seguito Gesù è stato portato via per essere crocifisso. La croce che Gesù trascina lungo le strade di Gerusalemme pesa più di 130 kg. Mentre Gesù portava la croce, una folla lo seguiva. Alcuni erano suoi seguaci, altri lo insultavano. Doveva essere una scena orribile. Per Jackson, sulla sindone è visibile la prova dell'ultimo estenuante sforzo fatto da Gesù. In questo punto, dove c'è la spalla, ci sono delle macchie di sangue che sembrano estese, come strofinate, e sono diverse da ciò che si vede nella parte inferiore. Forse furono dovute all'azione della croce contro la spalla di Gesù, che, sfregando contro le ferite provocate dalle frustate, ne sparse il sangue. Mentre Gesù cammina lungo le strade, è possibile che il peso della croce sia diventato insostenibile. A un certo punto, i soldati hanno ordinato a Simone di Cirene di portare la croce al suo posto. Non lo hanno fatto per bontà di cuore. Ricordiamo che Gesù era stato flagellato. In quel momento non riusciva più a portare la croce, era molto debole. È per questo motivo che Simone di Cirene ha dovuto aiutarlo. Due criminali vengono crocifissi accanto a Gesù. Lo spingono a terra, gli parlano in modo rude e aggressivo. Tutto per evidenziare la sua incapacità di reagire e di difendersi. Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno.
Ogni aspetto della crocifissione serviva a causare agonia e umiliazione nella vittima e paura e orrore nelle persone che assistevano. Al momento della crocifissione c'erano Maria, la madre di Gesù, e Maria Maddalena, e hanno assistito a quella terribile scena. Per i seguaci di Gesù, per la sua famiglia e per tutti i suoi amici, deve essere stato incredibilmente difficile testimoniare a quell'evento. C'è questo enorme chiodo. I soldati gli tengono le braccia ferme e lui cerca di liberarsi. E colpiscono. Ma a questo punto, il mistero della sindone si intensifica. I segni sul lenzuolo mettono in discussione tutto quello che sappiamo sulla crocifissione. Le ferite sembrano essere nel posto sbagliato. Ogni fase della crocifissione ha lo scopo di provocare sempre nuovo dolore e nuova umiliazione. È qui che la sindone di Torino mostra qualcosa di inaspettato. Per secoli, la tradizione pittorica ha ritratto i chiodi piantati nel palmo delle mani di Gesù. La figura nella sindone è stata crocifissa per i polsi. Jackson ritiene che la sindone sia la versione storicamente corretta. Si voleva che la persona crocifissa restasse sulla croce fino al momento della morte. Sono stati svolti diversi esperimenti su alcuni cadaveri, sia con i chiodi ipoteticamente piantati sul palmo che sul polso. E in base ai risultati è dimostrato che i chiodi ai polsi, come si vede nella sindone, avrebbero potuto reggere meglio il peso del corpo, mentre il palmo si sarebbe lacerato. Poi la croce è stata sollevata. Immaginate l'agonia a venir sollevati con le mani e i piedi inchiodati e il dolore a ogni movimento. La croce è stata issata con le corde e poi infilata in un buco per evitare che cadesse. Riuscite a immaginarlo? Una difficoltà nell'immaginare la crocifissione è che abbiamo 2000 anni di tradizione cristiana che santificano la croce. Troviamo Gesù all'interno di splendide chiese, dove vediamo croci in oro che non ci fanno pensare a quello che la crocifissione implicava realmente. Ma quando ci fermiamo a pensare alla natura storica della crocifissione e a quello che i romani cercavano di fare, umiliando e torturando le vittime, allora per un momento riusciamo a vederla per qualcosa di molto diverso, qualcosa di terribilmente doloroso e umiliante. Il peso del corpo, spingendo sulle braccia, rende la respirazione sempre più difficile. La maggior parte delle vittime di crocifissione alla fine muore per soffocamento. Immaginate vostra madre, vostro padre o un vostro amico inchiodato a un palo sotto il sole cocente e condannato a un'orribile morte per asfissia. È difficile spiegare come fosse assistere a una cosa simile. Era il momento più tremendo della loro vita.
Un'altra ferita deve essere stata inflitta dopo che Gesù era morto. Questa macchia di sangue in una normale crocifissione non ci sarebbe, ma nel caso di Gesù, il Vangelo racconta che la ferita è stata inflitta da un soldato romano per assicurarsi che fosse morto, in modo che venisse tolto dalla croce prima della Pasqua ebraica. Il Vangelo secondo Giovanni racconta che un soldato colpisce a un fianco il corpo morto di Gesù, facendo fuoriuscire sangue e liquidi. Si vede chiaramente quest'area scura e si presume che sia stata dovuta alla fuoriuscita di fluidi, come il sangue e il plasma, proprio come narra il Vangelo. La sindone di Torino sembra essere la testimonianza silenziosa di tutta la sofferenza provata da Gesù. Poi, secondo i Vangeli, dopo essere stato sepolto, Gesù è risorto. L'unica cosa che resta nel sepolcro è il lenzuolo usato per coprire il suo corpo. La crocifissione è una delle storie più intense narrate nel Vangelo, perché parla della morte di Gesù, il figlio di Dio, ma anche perché racconta l'inizio di una nuova vita. È straordinario il fatto di aver trovato un reperto archeologico che dimostri la sua esistenza, la sua morte e la sua resurrezione. Dai risultati delle ricerche che ho realizzato, ritengo che si tratti dello storico lenzuolo funebre di Gesù, risalente a 2000 anni fa. Ma Jackson non fu in grado di completare un aspetto della sua ricerca: la datazione accurata della stoffa. Poi, nel 1988, la Chiesa Cattolica diede il permesso speciale di rimuovere alcune parti del lenzuolo per essere sottoposte al test del carbonio 14. I campioni tagliati dal bordo della sindone furono inviati a 3 diversi laboratori: a Londra, a Zurigo e in Arizona. C'è la possibilità che un reperto archeologico possa dimostrare che Gesù Cristo sia stato crocifisso, sepolto e che poi sia risorto dalla morte. Questo è il momento più significativo nella storia dell'umanità. Torino, 1988. 3 piccoli lembi della sindone vengono inviati in 3 diversi laboratori per l'esame di datazione al carbonio 14. Questo è il momento della verità per la sindone di Torino. È autentica o è un falso? Da migliaia di anni la Sacra Sindone è un simbolo di fede di enorme valore per i cattolici e per i credenti di tutto il mondo. Oggi l'arcivescovo di Torino ha divulgato i risultati dei recenti test. Il lenzuolo in cui è impressa l'immagine di Cristo non risale all'epoca di Cristo. La sindone è datata al XIII secolo. È un falso medievale. È impossibile che si tratti del lenzuolo funebre di Gesù Cristo. È un duro colpo. Voglio dire, le persone credevano che si trattasse di Gesù e che fosse la testimonianza delle sue sofferenze, ma ora, no, mi dispiace, si tratta di un ottimo falso. È terribile. Durante il Medioevo, in Europa c'era un lucroso commercio di finte reliquie religiose. La gente era disposta a pagare per avvicinarsi a Gesù. Così, per trarne profitto, venivano creati dei falsi. Ma nonostante sia un falso, l'interesse per la sindone cresce. Come si è avuta quell'immagine? Nessuno riesce a spiegarlo. Ci sono ancora numerose teorie che vanno verificate. Ma lo storico dell'arte sudafricano, il professore Nicholas Allen, crede di conoscere la risposta. Ritiene che sia la prima fotografia della storia ancora esistente. Mi sono chiesto come è stata realizzata.
In pratica la sindone non è altro che una fotografia in negativo. Ovviamente può sembrare un'idea folle pensare che 600 anni fa qualcuno fosse in grado di fare una fotografia. Ma analizzando la tecnologia di cui disponevano a quei tempi, avevano già tutto il necessario. Dai suoi studi sulla storia dell'arte, Allen sa che gli artisti medievali usavano già un dispositivo ottico, chiamato camera oscura. La camera oscura funziona proprio come un occhio umano. Abbiamo una scatola completamente chiusa. Non può entrare luce all'interno tranne che da questo foro qui. Come l'occhio umano, ha una lente e tutto ciò che è all'esterno viene messo a fuoco dalla lente e va a formare un'immagine sulla parete finale della camera. E questa immagine risulta essere rovesciata. Le lenti nella parte frontale della camera proiettano un'immagine nitida sul muro posteriore. Sappiamo per certo che si tratta di una tecnologia molto antica. Perciò non ci sono dubbi che fosse conosciuta alla fine del XIII secolo, proprio quando deve essere servita per creare la sindone. Allen sistema un modello di fronte alla camera oscura e si assicura che il volto sia in direzione del sole. Ogni aspetto deve essere calcolato con molta attenzione prima di iniziare l'esposizione. Un artista medievale doveva assicurarsi che l'immagine proiettata sul lenzuolo restasse impressa in modo permanente. Il lenzuolo veniva bagnato con delle sostanze chimiche. Oggi viene usato il nitrato di argento. Sia il nitrato d'argento che il solfato d'argento erano presenti in Europa almeno già dal XIII secolo e erano facili da ottenere. Un lenzuolo veniva immerso in una soluzione di solfato di argento. Veniva fatto asciugare e poi sistemato nella camera. Dopo 8 ore di esposizione, sul lenzuolo compariva una colorazione e risultava essere l'immagine in negativo di ciò che si trovava davanti alla camera. Per completare il processo, il solfato di argento veniva lavato via dalla stoffa usando una sostanza facilmente reperibile. Per rimuovere il solfato d'argento dal tessuto si poteva utilizzare l'urina, perché contiene grandi quantità di ammoniaca. La sindone non è stata creata al primo tentativo. Prima sono state fatte molte prove e c'è voluta un'enorme organizzazione. Quando l'immagine viene analizzata, il metodo di Allen fornisce risultati sorprendenti. L'immagine ottenuta ha tutte le caratteristiche della figura visibile sulla sindone, ovvero è un negativo. Ci sono tracce di pigmentazione e macchie. Ecco l'immagine ottenuta dopo aver usato per 3 giorni la camera oscura. Per renderla come la sindone dovremmo aggiungerci del sangue. Basta prendere un pennello e disegnare in modo artistico le stigmate sull'immagine. Secondo la mia opinione, questo è l'esempio più antico della tecnica che oggi chiamiamo fotografia e risale al periodo medievale. Ma le conclusioni di Allen portano a opinioni contrastanti e a nuove domande senza risposta. Se si tratta di una fotografia di epoca medievale, allora dove sono tutte le altre? Ecco il problema della sindone. È unica. Non c'è niente di simile a lei. Ci sono alcuni che, nonostante la datazione al carbonio 14, continuano a credere che sia autentica. Alcune persone non credono ai risultati, mettono in dubbio i campioni analizzati perché sono stati prelevati dal bordo e non dalla parte centrale della sindone. E un recente studio su un'altra misteriosa reliquia ha sollevato nuovi dubbi riguardo alle nostre conoscenze sulla sindone di Torino. È un oggetto che sembra suggerire che la sindone sia più antica di quanto affermato.
Nella piccola stanza di una cattedrale, nel nord della Spagna, si trova un telo che si crede abbia coperto il volto di Gesù dopo essere morto sulla croce. Il sudario di Oviedo. Mark Gaskin e un team dello Spanish Center of Sindonology studiano il sudario di Oviedo da oltre 25 anni. La leggenda narra che si tratti di un altro telo separato, anch'esso menzionato nella Bibbia. E vide le bende per terra e il sudario che era stato posto sul capo di Gesù. Abbiamo portato il telo in laboratorio e abbiamo analizzato le macchie ed è risultato che in maggioranza sono composte da una parte di sangue e sei parti di fluido polmonare, un liquido che si accumula nei polmoni quando qualcuno muore per soffocamento. Secondo gli studiosi, gran parte delle vittime di crocifissione moriva per asfissia. E ciò causava un accumulo di liquidi nei polmoni. Gli studi di Gaskin sembrano gettare nuova luce su un aspetto della storia di Gesù che era rimasto sconosciuto, usando una copia quasi perfetta del sudario. Quindi ciò che ha dimostrato l'esperimento è innanzitutto che il sudario è stato posto su un corpo privo di vita, perché le macchie di sangue presenti non sono compatibili con nessun tipo di movimento respiratorio. Se Gaskin ha ragione, allora Giuseppe di Arimatea deve aver avvolto il sudario sul volto di Gesù mentre era ancora sulla croce. Nelle pratiche di sepoltura ebraica si usava un telo per il viso perché il volto è considerato il seme dell'anima. Quando una persona moriva, era la prima cosa che veniva coperta. Andava trattato con enorme rispetto. Penso che il motivo per cui Giuseppe si assicurò che Gesù avesse una degna sepoltura dipendesse dal fatto di non aver agito nel modo in cui avrebbe dovuto. Di non aver preso le sue difese. Gaskin ritiene che i segni sul sudario, nel punto in cui doveva trovarsi la fronte, aiutino a spiegare come Giuseppe rimosse il corpo dalla croce. L'unico modo in cui è possibile riprodurre queste macchie è mettendo il corpo per terra a faccia in giù. In questo modo tutti i liquidi e il sangue colerebbero dal naso verso l'alto sulla fronte. Poi il corpo deve essere stato trascinato a faccia in giù per circa 5 o 10 minuti, mentre qualcuno reggeva il sudario sul viso. Nel sepolcro il sudario è stato rimosso e Gesù è stato avvolto nella sindone. Da ciò sappiamo cosa è successo nel tempo intercorso tra la morte di Cristo e la sua sepoltura. Ma per Gaskin c'è un altro importante motivo per studiare il sudario. Ritiene che le macchie sul tessuto siano come delle impronte digitali, uniche per ogni persona. Se questo tessuto fosse stato avvolto sul capo di un'altra persona che aveva subito la stessa tortura e quindi aveva le stesse ferite, le macchie avrebbero una forma diversa e sarebbero in altri punti. Per Gaskin si tratta di una prova cruciale. Perché quando il team ha confrontato le macchie di sangue sul sudario con quelle presenti sulla sindone, ha fatto una scoperta straordinaria. Le macchie di sangue coincidevano. Perciò possiamo concludere che i due teli sono stati usati per quello stesso avvenimento e hanno avvolto lo stesso corpo. L'esame del carbonio 14 sul tessuto non ha fornito risultati chiari. Ma il primo documento scritto riguardante la reliquia la colloca a Gerusalemme circa 500 anni dopo la morte di Gesù. Com'è possibile? Secondo Gaskin, la datazione della sindone
è sbagliata. Si tratta di un'incredibile conclusione, perché vuol dire che entrambi i teli si trovavano a Gerusalemme in un dato momento prima del V secolo, e ciò la dice lunga sulla datazione della Sindone di Torino e sul fatto che non sia di epoca medievale, ma sia di un periodo molto precedente. Nonostante decenni di minuziosi esami scientifici, per molti la Sindone di Torino rappresenta ancora un grande mistero. Penso che sia possibile che la sindone che avvolse Gesù sia arrivata fino a noi. Ovviamente per i discepoli e per i primi cristiani fu un reperto estremamente importante. Ciò spiega perché sia stata conservata fino ai giorni nostri. L'istinto mi dice che è autentica. Non credo che sia autentica, ma la sindone ci porta a concentrarci su qualcosa di imprescindibile riguardo la storia di Gesù, ovvero le sue sofferenze. Gesù sarà anche glorioso, è asceso al cielo ed è chiamato Signore e Re. Ma quel momento di dolore e di sofferenza è impresso nella sindone. È il suo momento più umano. Per molti, la sindone è anche il ricordo doloroso di un uomo che ha cercato di fare la cosa giusta. Una parte della storia di Giuseppe è la nostra storia. Senza pensare alle conseguenze e senza sapere come sarebbe andata a finire, ha deciso di stare accanto a Gesù, entrando a far parte di un momento della sua storia.